Oggi prepariamo una bella ricetta, li vedete, stanno esposti. Sono dei simil pandoro, chiamiamoli così. In realtà è la ricetta del briodoro di Paoletta che io farò con il frullino. Non è esattamente un pandoro tradizionale perché il pandoro si fa con due impasti e con il lievito madre. Questo invece faremo abbastanza velocemente perché lo facciamo con il lievito di birra. Qualche ora prima dell'impasto prepariamo l'emulsione che faremo con 25 g di burro, 25 g di cioccolato bianco, 10 g di miele d'acacia, un cucchiaio scarso di marsala ed una bacca di vaniglia. In un pentolino o nel microonde sciogliamo gli ingredienti tutti insieme. Ogni 15-20 secondi mescoliamo. Copriamo con pellicola e la lasciamo così. Più tempo sta, meglio è, perché più si insaporisce. Iniziamo con il procedimento per il pandoro. Prepariamo innanzitutto il lievitino. Occorreranno 45 g di farina Manitoba o una 00V400. 45 g di acqua, un cucchiaino di miele di acacia e 9 g di lievito di birra fresco. Intiepidiamo l'acqua e sciogliamo il cucchiaino di miele ed il lievito. Versiamolo direttamente in un contenitore lungo e stretto. Dopodiché ci sciogliamo il lievito. Può essere pure più basso, non è che io questo tengo. Cominciamo. Versiamo la farina e mescoliamo. Copriamo con pellicola e mettiamo a lievitare. Potrà impiegarci 20 minuti, mezz'ora, ma vi farò vedere come capire quando è pronto. Per l'impasto ci servirà il lievitino che è quasi pronto, fra poco ve lo faccio vedere. 200 g di farina Manitoba o 00V400, 4 tuorli di uova medie che sono circa 65 g, 65 g di burro, 55 g di acqua, 55 g di zucchero semolato, 3 g di sale e l'emulsione che abbiamo preparato prima. Il lievitino è pronto quando è gonfio e ai primi accenni di cedimento. Vedete queste bollicine che si fanno sopra? Vuol dire che è pronto, si fa un piccolo avvallamento. Dal totale della farina togliamone un cucchiaio e lo mettiamo da parte. Dopodiché prendiamo un altro cucchiaio e lo inseriamo nel burro che impasteremo come abbiamo fatto col babà. E ci mettiamo pure il sale nel burro e in questo cucchiaio di farina. Impastiamo grossolanamente. Nella mia solita ciotola che ormai conoscete versiamo la farina, ci facciamo un buchetto, il lievitino, puliamo per bene tutto. Versiamo l'acqua a temperatura ambiente sul lievitino. Metto i due tuorli d'uovo e metà zucchero. Impasto un po' con la forchetta, sennò con lo frullino schizza tutto. Con l'impasto ci vuole pazienza.
Io ho ridotto un po' le dosi rispetto alla ricetta originale in modo da poter lavorare con il frullino, perché il mio ce la farebbe, però non so i vostri. Quindi con questi ingredienti otterremo 570 g di impasto finito che andranno bene per uno stampo da pandoro di mezzo chilo, dal momento che in tutti gli stampi ci va il 10% di impasto in più. Prima di iniziare con il frullino aggiungiamo gli altri due tuorli. Andiamo. Lavoriamo utilizzando il frullino come già abbiamo fatto per il babà dolce, per il babà rustico, per i maritozzi. Dopo qualche minuto aggiungiamo anche l'altro zucchero. Questa fase, se trovate difficoltà con il vostro frullino, possiamo farla anche a mano. Dopo un 5 minuti, appena appena è un po' liscio l'impasto, cominciamo ad aggiungere il burro, così diventa più lavorabile. Aggiungiamo anche l'altro, in due volte più o meno. Perché lavoro con il frullino? Perché vorrei che tutte voi vi avvicinaste al mondo dei lievitati. Allora penso che poiché chi ha la planetaria magari già lo fa perché se l'è comprata, quindi impasterà. Mentre voi che avete solo il frullino non lo fate, quindi io vorrei spingervi un po' ad impastare cose più complicate, così da fare anche cose più grandi. Ripuliamo sempre la ciotola, così non rimangono pezzi non lavorati. È bello liscio e possiamo passare ad inserire l'emulsione. Mettiamone un cucchiaino, poco più, e ci mettiamo pure un po' di farina. Quando l'avrà assorbito, aggiungiamo l'altra. Vedete com'è diventato più massiccio l'impasto? Penserete magari che sono un po' pazza, però io ci tengo che voi capiate come si lavora un impasto lievitato. Aggiungiamo l'ultimo. La cosa bella dei lievitati è vedere come l'impasto si trasforma. Vedete sta all'inizio com'era grezzo e poi come diventa bello, lucido, elastico, filante? A me mi riempie il cuore, se volete. Poi non dovete pensare che le cose vengono subito la prima volta che li fate. Sapete io quanti impasti ho sbagliato, ho impiegato anni per capire sta cosa. Insomma, non buttate mai niente e cuocete sempre tutto, mi raccomando. Terminiamo con l'ultima emulsione e l'ultima farina. Chiudiamo prima di mischiare. Finiamo di... Vedete com'è bello incordato il velo, guardate. Ormai lo sapete, ne avete già sentito parlare, ho fatto il velo. Siamo pronti, ho impiegato più o meno, diciamo tra pause e tutto, 25-30 minuti, questo è il tempo di lavorazione.
Imburriamo un poco il piano, pure le mani, prendiamo l'impasto. Che bello, stupendo, stupendo. E mettiamolo a riposare qui per una mezz'oretta. In questo frattempo si dice che fa la pelle in gergo, così ci impariamo pure una cosa. Trascorsa la mezz'ora facciamo una piega a U, quella che abbiamo visto nel babà salato, cioè prendiamolo così per i laterali e facciamo così e così di nuovo. Quando sentite parlare di piega U o di piega a fazzoletto o di piega slap and fold, stiamo parlando sempre della stessa piega, non vi pensate chissà quante ne so poi nei lievitati, eh? Facciamo riposare un altro quarto d'ora. Nel frattempo prepariamo lo stampo per il pandoro. Ho imburrato con un pennello, dopodiché questo è zucchero a velo, ne faccio cadere un pochino all'interno dello stampo. Zucchero a vela, avete sentito bene? Come fare se non tenete lo stampo? I lievitati vanno misurati in litri, per cui prendete uno stampo piccolo, medio, non lo so perché dipende dall'altezza, misurate 2 litri d'acqua, li versate. Quando nello stampo in cui arrivano a filo, quello è adatto per questa quantità. Trascorso il tempo necessario, pirliamo di nuovo. Che significa arrotondare l'impasto? Poi lo prendiamo, lo mettiamo in una mano, chiudiamo, stringiamo la parte di sotto e piano piano mettiamo questa parte di sotto nello stampo. Poi l'aggiustiamo un pochino. Copriamo con pellicola e mettiamo a lievitare. Sarà pronto quando la cupola esce dallo stampo. Questa operazione la possiamo fare subito, oppure per esempio potremmo metterlo in frigo e cuocerlo e fargli fare la lievitazione il giorno successivo. Il tempo dipenderà dall'impasto e dalla temperatura, comunque ci vorranno almeno 3-4 ore. La cupola è uscita dallo stampo, togliamo delicatamente la pellicola. Inforniamo in forno preriscaldato, se abbiamo i 2 cerchietti, che significa la ventilazione, a 175 gradi per circa 35 minuti, 96 gradi al cuore più o meno se abbiamo il termometro, altrimenti ventilato o statico. Forno molto in basso perché sennò si colorisce troppo. Trascorsi i 35 minuti lo tiriamo fuori e lo lasciamo raffreddare nello stampo per una ventina di minuti, dopodiché lo capovolgiamo su una gratella. Mi raccomando, non tagliamolo caldo. Decoriamo con lo zucchero a velo. Ritorno bambina, perché è la cosa che mi piaceva fare di più. Forse ho esagerato, come mio solito. Ne tagliamo uno perché sono sicuro che siete curiosi di vedere com'è venuto. È sempre una cosa lavorata con il frullino, però ci possiamo sicuramente contentare. Che dirvi, i lievitati mi rendono felice. Tagliamone una testa. Assaggiamo. Vedi? Buonissimo.
The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. If you suddenly say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm.